Squadra quasi al completo, agli ordini di Spalletti, a due giorni da Napoli-Torino. Tornano gli spettatori al Maradona, quasi 30.000 saranno presenti domenica sera. Rieccoci in studio. Fischio d'inizio. Passaggio tiro. Come sempre, linee aperte, microfoni accesi, via! Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Marte Sport Live, voce ai protagonisti dopo un'ora di voce di popolo. Gianluca Gifuni al microfono insieme a voi sino alle 14 con Tony Mola in regia sullo sfondo Napoli-Torino. Dunque ritorna il campionato dopo la sosta per le nazionali, un avversario ostico. C'è Juric dall'altro lato, io lo definisco Ivan il Terribile. L'anno scorso con il Verona, la guida del Verona, 3-1 per gli scaligeri all'andata, 1-1 al ritorno con il Napoli che non riuscì ad andare in Champions proprio per il pareggio di Faraoni. Qualche anno fa il Napoli di Sarri impattò per 0-0 a Genova contro il Genoa di Juric, un allenatore che cura molto e lo fa bene la fase difensiva, tant'è che il Torino, nonostante non sia nei primi posti in classifica, in questo momento è la terza difesa del campionato con 7 gol al passivo. Il Napoli è la prima difesa con 3 reti al passivo. Ho l'otto volante del Napoli, perché lo abbiamo chiamato così? Perché dopo 7 vittorie su 7 si aspetta l'8 su 8 e sarebbe significherebbe eguagliare il record di Sarri del 2017, 8 vittorie nelle prime 8 partite. E poi dopo c'è la Roma all'Olimpico. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Dalle 13.30 il filo diretto con Gianni Di Marzio allo 081-63-6363. Adesso è il momento di un allenatore che conosce molto bene il Torino, anche perché figlio di Paolo Specchia, che presentiamo subito. Paolo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Beh, è responsabile degli scouting del Toro e quindi conosce molto bene il Torino, tuo figlio ovviamente, ma di riflesso anche tu sotto certi aspetti. Parlavo di Juric, che è una bestia nera del Napoli, Ivan il Terribile, perché cura molto bene la fase difensiva e il Toro non subisce molti gol. Sì, è un allenatore di quelli che ti chiede il massimo, ti fa lavorare tanto, perché credo che lavorare sia determinante. Davvero che c'ha dei dati che sono superiori alla media. Ne riporto uno per conoscenza degli giocatori. Al Corino sotto Giampaolo aveva fatto, non so, 4 km di media a giocatore nella preparazione del campionato, nei 15 giorni canonici, 18 giorni. Cioè, mediamente il giocatore aveva corso 4 km al giorno. Con Juric quest'anno la media è arrivata a 14 km al giorno, cioè hanno triplicato il dato, e qua si vede il risultato, perché se una squadra corre tanto, è ben organizzata, aggredisce, è una squadra temibilissima. Quindi credo che sul serio l'appellativo di Terribile sia appropriato a Juric, che è un allenatore che io stimo molto e che migliora chiunque gli capita tra le mani. Senti, questo desiderio di andare sull'otto volante da parte del Napoli, cioè di fare 8 su 8, è ovviamente alla portata degli azzurri, nonostante insomma Ivan il Terribile, i Granate eccetera eccetera, Domenica? Ma assolutamente sì, cioè, rendiamoci conto che Napoli ha dei valori assoluti, ben guidata da Spalletti, sta facendo non bene, benissimo, quindi si tratterà di una partita bella come che sia, e che soprattutto poi Napoli possa anche a cavo, perché no, essere in su, essere soli in classifica, fare, sappiamo quanto abbiamo sperato e abbiamo sognato di poter ripetere anni purtroppo ormai passati del periodo Maradona, quando avevamo veramente una grandissima squadra e abbiamo anche portato a casa quei due meravigliosi scudetti che sono nati in un giorno, sarebbe più di 30 anni, sarebbe il caso di provarci. Ecco, non riusciamo a sentire bene Paolo Specchia. Paolo, ci sei adesso? Io ci sono. Eccoci qua, adesso ti sentiamo bene. No, io pensavo fosse stato chiaro anche il... No, è chiaro, il Napoli ci deve provare. Dice, ovviamente questo cammino degli azzurri, che è assolutamente esaltante, con Spalletti alla guida, ma ti chiedo, lo spallettismo è già nato in chiave Napoli, secondo te? Ma guarda, io...
andrei sempre piano per poter creare poi questi termini che poi appartengono poi alla storia, cioè un po' concettuali, diciamo, come fanno parte anche della comunicazione, sì, ma fanno comodo ai noi giornalisti, ecco, anche. Ecco, soprattutto sono facili anche per capirsi, ma io credo che il Paletti abbia cominciato la proprietà nel modo migliore. Veramente fino ad ora non ha sbagliato una virgola del suo cammino, quindi credo che se tutto continua così si potrà anche creare, appunto, come si era parlato del sarrismo, si potrà parlare dello spallettismo, perché si tratta, cioè, di coniare un termine che porta un condottiero che ha fatto fino ad ora benissimo, non bene, quindi spero che su Spalletti si possa coniare lo stesso termine con altre spessare, e che Napoli continui quindi a tirar fuori prestazioni sempre esemplari ed esaltanti come ha fatto finora, anche se, ripeto, Bruttorino diventa sicuramente, credo, la più spigolosa della stagione. Ecco, la più spigolosa rispetto alle prime sette già giocate dal Napoli, forse anche più spigolosa di quella con la Juventus al Maradona. Paolo, parliamo di difesa. Napoli miglior difesa del campionato con 3 gol subiti. Ti chiedo innanzitutto, il merito è del metodo Spalletti o dei singoli, cioè dei calciatori che sono nella difesa del Napoli? Ma la difesa è la stessa, c'è cioè l'affermazione che ecco adesso nuovamente non ti sentiamo bene. Scusami Paolo, l'affermazione di Rachmani, dicevi? È un giocatore che è cresciuto tanto, ma perché è umile, perché ha seguito le indicazioni dell'allenatore. Quando si migliorano i singoli, si migliora anche il reparto. Allora, se la difesa è migliorata, perché tutti i singoli componenti della difesa stanno tornando a dei livelli ottimali. Di Lorenzo si è sempre confermato. Abbiamo visto Koulibaly tornare quasi ai fasti del miglior Koulibaly, quello che appunto ci volevano forse 100 milioni di euro per portarselo a casa. Ma lo stesso nonostante la sciagurata entrata che poi ha compromesso poi la nostra partita di Coppa, ma è cresciuto molto, non è più battibile sul secondo palo, addirittura quando la palla è a destra spesso e volentieri lui si faceva uccellare alle spalle da lato opposto, invece ora abbiamo visto anche addirittura contendere di testa delle palle a gente più alta di lui, cosa che non accadeva quindi che l'allenatore. Bene, quindi il lavoro di Spalletti ha migliorato di singolo, di converso si migliora il reparto. L'ultima è ancora sul Toro, facciamo un passo indietro, torniamo sul Torino, perché volevo capire dove si può decidere questa gara. Per esempio sulle fasce vedo Singo, che è un ottimo giocatore, che gioca a destra, se la vedrà con l'asse Insigne Mario Rui, per intenderci. Aina dall'altro lato con l'asse Di Lorenzo Politano. Il Toro può mettere in difficoltà il Napoli sulle due fasce, o viceversa il Napoli può farlo? No, ma io credo che la partita sarà equilibrata, perché come dicevo il valore aggiunto del Toro, la quantità di corsa che sviluppa, la forte intensità che in ogni zona del campo riesce a realizzare, cioè, quindi ecco, forte intensità, diceva Paolo Specchia, purtroppo il collegamento credo che sia saltato. Tony Molà mi fa sì con la testa. Ascoltiamo questo messaggio vocale WhatsApp e poi andiamo in pubblicità, eccolo qui. Salve, buongiorno, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Ma volevo dire, io sono Antonio da Napoli. Ciao Antonio. Ma volevo dire, ma ancora con questo Juric, che non ci ha fatto andare in Champions. Ma cosa doveva fare Juric? Ma chi ha parlato di maggio scorso? Antonio, scusami. Noi abbiamo parlato. Secondo portiere in campo, poi mise il terzo portiere, 3 ragazzi del 2000 in campo. Capito, ma quello è uno dei risultati. Noi abbiamo parlato di Ivan il Terribile non solo per quel risultato, ma anche per il 3-1 dell'andata, per uno 0-0 a Genova con il Napoli di Sarri che frenò un po' la corsa degli azzurri in quella circostanza. Insomma, non abbiamo parlato in maniera specifica della partita ultima dell'ultimo campionato, dello scorso campionato, quindi assolutamente Juric non è un problema, non è stato un problema per il Napoli solo per quella partita, ma per tutta una serie di partite negli ultimi anni alla guida di Genoa e di Verona. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco altri due ospiti, poi dalle 13:30 Gianni Di Marzio per rispondere alle vostre domande allo 0816366363. Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti con Tony Molà in regia. A tra poco. Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Rieccoci in studio, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti con Tony Mola in regia. Allora, ieri sono tornati agli ordini di Spalletti, Rachmani, Osimhen e Zielinski. Oggi è la volta di Koulibaly e di Lozano. Resta il nodo in Ospina, che giocherà. Ha giocato nella notte, quindi oggi è in viaggio dalla Colombia a Napoli, all'Italia, arriverà in serata, avrà la possibilità di svolgere solo un allenamento domani prima di Napoli-Torino e non dovrebbe essere in campo. La stessa cosa accadde con la Juventus, ricorderete, il 13 di settembre scorso. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Renato scrive: Juric voleva farci vincere con le sostituzioni che fece. E poi buongiorno, ci scrive questo amico, parla di stadio. Che ne pensate di uno stadio diventato teatro, dove ad ogni azione, gol e vittoria ci sono solo applausi, non più tifo? Grazie Livio. E beh, pensiamo, che io lo dico da tempo, che c'è la necessità di creare le fan zone nelle due curve del Maradona, in cui consentire l'ingresso e il tifo secondo i canoni del tifo organizzato ai gruppi organizzati, e quindi con tamburi e anche striscioni e bandiere. Sarebbe una deroga alle disposizioni per l'emergenza Covid? Ho capito, ma senza questa deroga, in quello spazio che sarebbe circoscritto, non si potrebbe tifare come si tifa nei gruppi organizzati. Questa è la verità. È un concetto logico e diciamo così spontaneo, cioè non c'è bisogno di andare a cercare teoremi scientifici particolarmente complicati per capirlo, però evidentemente non c'è la volontà di farlo, visto che non è stato fatto. Peppe Iannicelli, buongiorno. Buongiorno a te, caro Cifuni, buongiorno a tutti i nostri radiotelespettatori. Io vorrei subito intervenire, se mi consenti, sul tuo ragionamento, che io condivido però fino a un certo punto. Che vi sia la necessità di avere delle fan zone delle quali si voglia seguire la partita con un particolare trasporto possa farlo, nel rispetto però delle regole che ci siamo dati tutti per tornare a vivere, e allora mi sta bene. Ma che si pretenda da parte di alcuni di occupare militarmente segmenti dello stadio e imporre modalità e comportamenti a tutti gli altri, questo no. Bisogna rendersi conto che il mondo è cambiato, che ci sono livelli e modalità diverse di assistere allo spettacolo sportivo, e che tutte queste modalità e tutti questi livelli debbono essere rispettati reciprocamente, dandosi il massimo rispetto e non dando fastidio l'uno all'altro. Quindi, onestamente, da questo punto di vista, io credo che si debba rendere conto che c'è stata questa evoluzione. Peraltro, nella mitica coppia, l'ho visto con i miei occhi in epoca pre-Covid, lo sventolio di bandiere, tanto per fare un esempio, è autorizzato solo prima del match, durante l'esecuzione dell'inno We'll Never Walk Alone. Dopodiché le bandiere vengono riposte e durante la partita tutti si guarda la partita. Ecco. Quindi, però Peppe, scusami, io parlavo, quale sia il problema, perché se io ho acquistato un biglietto e c'ho uno con un bandierone che mi occlude la visuale, e questo non va bene. Ho capito, ma io parlavo di fan zone circoscritte in una zona della curva in cui ci sarebbero soltanto i gruppi organizzati, e quindi lì potrebbero, tra virgolette, darsi fastidio tra loro e non agli altri. Insomma, però ripeto, se in questo momento abbiamo stabilito che per le regole del vivere comune dobbiamo limitarci in alcune cose, e per esempio in discoteca si può andare solo al 50%, che nei cinema e nei teatri bisogna avere la mascherina, che se si prende un aereo bisogna mostrare il green pass, io credo che si possa trovare un modo per tifare accantonando per qualche momento, per qualche mese, gli strumenti tradizionali, e magari utilizzando la voce, le mani che si battono ritmicamente, i dischetti e qualsiasi altra cosa che sia consentita dall'attuale momento storico. Beh, il tuo ragionamento è certamente condivisibile, io lo condivido in parte, perché continuo a ripetere che sono d'accordo, ci vuole buona volontà da parte di tutti. I gruppi organizzati possono tifare da gruppi organizzati solo in un certo modo, altrimenti il tifo organizzato non esiste in altri modi. Gianluca, non è che poi devono poi imporre, no. Noi vogliamo andare lì, vogliamo stare in quel posto e in quella modalità. Sediamoci al tavolino, ragioniamo, troviamo la migliore soluzione possibile, perché è chiaro che uno stadio senza tifo è qualcosa di diverso da uno stadio pieno di tifo, di trasporto e di partecipazione, ma tutto questo deve avvenire anche nel rispetto di chi vuole vedere la partita in modo più tranquillo, o addirittura di clienti a questo punto, più che spettatori, che invece magari preferiscono il salottino riservato in tribuna dove mangiare,
ricevere amici ed assistere allo spettacolo. Io credo che uno stadio moderno debba consentire tutte queste possibilità. E allora che il questore, il prefetto e Aurelio De Laurentiis si siedano a tavolino e trovino una soluzione logica e corretta che non dia fastidio a nessuno e che consenta ai gruppi, ai tifosi organizzati, esatto, di tifare da tifosi organizzati, come è logico che sia, visto che negli altri stadi questo è consentito, in Italia, quindi con tante deroghe qui Napoli la situazione è diversa. Sai chi c'è dall'altro lato? Uno che è stato nel Napoli, ha fatto la storia del Napoli, ma anche un po' la storia del Torino, e credo sia un amante dello spallettismo, se vogliamo dirla così, Gigi Pavarese. Gigi, buongiorno. Oh, il mio direttore. Ciao Beppe, che piacere. Sempre sulla sorpresa, numero uno. Gigi, sei amante dello spallettismo? Un po' forzato, Vabbè, ma ogni tanto ci vuole. Io poi so che tu ami raccogliere i funghi, per esempio, in questo periodo, è così? Diciamo, è finita l'epoca dei porcini, adesso dobbiamo, diciamo, attendere altri. Senti, Gigi, è molto bello poi andare. Adesso sono le castagne. Le castagne, questo è il periodo di castagne. Castagne e vino novello, caro Gigi Pavarese. Io con Gigi Pavarese e Iannicelli mi incontrerei domani per mangiare due caldarroste e degustare un bel bicchiere di vino rosso. Però, permettimi una cosa. Il vino novello te lo bevi tu? No, io non lo bevo, Porto una bella bottiglia della mia riserva. Io il vino mi piace berlo quando diventa vino. Noi ad Auletta, il mio paese d'origine, è un paesino che si incunea verso la Lucania, nell'estremo sud della provincia di Siena, la chiamiamo la prima quata. Cioè, per dire che non è vino. Questa la chiama Gianluca, non ti preoccupare. No, che cosa? Io guarda, io proprio il novello, no, io sui vini ho il vino è fatto in un certo modo e lo devo anche valutare quello di Iannicelli, lo devo valutare attentamente prima di berlo. Virginia offre veramente panorami culinari incredibili. Sarei ben lieto di ospitarvi a pranzo. Va bene, Gigi, questo spallettismo esiste o non esiste? Tu sei un amante di spalletti, insomma. Esiste perché comunque credo che Spalletti abbia dato una certa identità di gioco alla squadra, sfruttando meravigliosamente quelle che sono le caratteristiche, in particolar modo di Osimhen, ma è riuscito comunque a ridare quel senso di appartenenza alla squadra, quella voglia, quella determinazione di credere in se stessi, perché certi risultati non arrivano per caso. Ecco, lui è riuscito a far resettare alla squadra quanto accaduto sul finale del campionato scorso e soprattutto a dare a tutti un'identità, complice soprattutto anche l'innesto di un giocatore che è stato determinante più di Insigne e Osimhen, e Koulibaly, che è Anguissa, il quale ha ridato a tutti, ha riportato un po' tutti al proprio ruolo e ha rielevato a giocatore importante di livello internazionale anche Fabian Ruiz, scartato da Luis Enrique nell'ultima convocazione della National League, ma credo che comunque si stia prepotentemente riproponendo per la nazionale spagnola. E io credo che Fabian Ruiz è tornato ai livelli di quando l'abbiamo visto e ammirato, soprattutto con la nazionale Under 21 spagnola, vincitrice del torneo europeo. Senti, Peppe Iannicelli, Osimhen in questo momento è uno degli elementi più in forma del Napoli, ma come attaccante, avendolo visto in grande spolvero in questa prima fase della stagione, ti chiedo, secondo te chi è migliore di lui in questo momento tra i nomi che ti faccio? Rebic, Ibrahimovic, Giroud e Leao del Milan, in questo momento ho detto, Morata, Dybala, Kin della Juve, Lautaro dell'Inter, Immobile della Lazio, Zapata e Muriel dell'Atalanta. No, io credo che in questo momento Osimhen sia il migliore di tutti in Italia e probabilmente anche in Champions, perché io mi piace sempre immaginare che il Napoli stia disputando la Champions come avrebbe dovuto, senza la sciagurata partita contro il Verona, sia tra i migliori in assoluto. Io credo che in questo momento Osimhen, lo dicono i gol, lo dicono le prestazioni, sia in Italia assolutamente il top, e io credo che abbia il potenziale per diventare un nuovo Ibrahimovic. Cioè, io ricordo anche Ibrahimovic ad inizio carriera,
l'ho scritto anche nel libro, faceva gol splendidi ma ne sbagliava altrettanto clamorosi. A un certo punto poi, lavorando, affinando la tecnica, perfezionando il movimento e la cultura calcistica, è diventato il top calciatore che conosciamo. Io quindi pronostico un futuro davvero molto 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 importante per Osimhen, che oggi però secondo me in Italia è il più forte ed in Europa è sicuramente tra i primi tre. Io lo chiamo Ivan il Terribile, Juric in chiave Napoli, perché insomma qualche anno fa con Sarri 0-0 e poi l'anno scorso col Verona all'andata e al ritorno ha fatto due scherzetti. Voglio capire, visto che è un allenatore, Napoli se l'è scavata da solo la fossa, dai. No, due partite con Verona, ma non sto parlando dell'anno scorso solo, Peppe, sto parlando anche di uno 0-0 col Genoa e di partite molto tirate in passato, anche quando Juric era con il Genoa, e l'anno scorso poi all'andata a Verona ovviamente il Napoli ebbe difficoltà, ma al di là di questo all'andata si sono giocata, Cicci, ma non dirmi, e tu l'hai vista la partita, che il Napoli contro il Verona ha trovato un avversario ostico al ritorno. No, al ritorno a un certo punto ha detto a Gattuso, ma lo devo fare io il gol, me lo devo fare, dai. Ho capito. No, ci siamo, però vorrei capire, visto che il Torino è la terza difesa del campionato, Juric è uno che cura molto la fase difensiva, è così, Gigi Parese? Juric sta ridando al Torino quella grinta, quel carattere che ha sempre contraddistinto chi ha indossato la maglia granata, chi indossa la maglia granata. Per certi aspetti rivedo il Torino di Mondonico con Juric, questo è un grandissimo merito a questo tecnico che anno dopo anno si sta confermando nell'elite dei tecnici italiani e del calcio italiano, e un tecnico che comunque credo che meriti una grande squadra. Sono certo che porterà il Torino subito a ridosso delle sette sorelle e come la Fiorentina diventerà una cugina delle sette sorelle, ma al di là di ciò sappiamo che comunque è una partita delicata e le insidie sono sempre dietro l'angolo, ma il Napoli è troppo forte. Il Napoli anche contro difese schierate ha dimostrato che sa trovare gli spazi, sa crearsi gli spazi decisivi, questo soprattutto grazie ad Osimhen, consentitemi. A me ricorda per certi aspetti due giocatori messi insieme, il nostro Careca e Asprilla del Parma. Ma credo che, ecco, non dimentichiamo che la nostra prima fase di aggressività alla squadra avversaria comincia proprio da Osimhen, e lui a dettare i tempi ed è lui che comincia a creare, da coloro i quali fanno partire l'azione, che creano l'azione, comincia a creare i primi grattacapi. Questa è la grande forza di questo ragazzo, che ha trovato la convinzione nei propri mezzi e che sicuramente farà parlare molto molto di sé nei prossimi anni. Speriamo che il proprietario del Newcastle non gli venga in mente di bussare alla porta di De Laurentiis. Gigi, grazie per essere stato con noi, ti abbracciamo e ci sentiamo presto. Grazie a voi, un abbraccio particolare a tutti. Il mio invito è valido. Castagne e vino rosso di qualità, che porta Peppe, ma porto anche io, va bene? Quindi poi facciamo. Va bene. No, venite tranquilli, poi ci vediamo. Va bene, che belle parole. Grazie a Gigi Bavarese e grazie a Peppe Iannicelli, che domani ritroverete qui come ogni sabato dalle 12 alle 14 con Marte Sport Show. Domani altre sorprese, ovviamente vigilia di Napoli-Torino tra le altre cose. Sì, avremo anche probabilmente l'esito della conferenza stampa di Spalletti, o comunque i temi che saranno oggetto dell'attenzione, e quindi non mancheranno gli interventi autorevoli, la parola ai tifosi che sempre ci seguono grande affetto, e ovviamente faremo un tour per le giornate d'autunno del FAI alla scoperta delle bellezze della Campania, e non mancherà anche il buon vino, perché il buon vino non deve mai mancare a Radio Marche Sportivo. D'accordo, e allora grazie a Peppe Iannicelli, a domani, buona giornata. Domani. Tra poco Gianni Di Marzio, filo diretto 0816363 per le vostre domande al trappolaro numero uno, che è lui, Gianni Di Marzio. Marche Spotlight. Marte Sport Live. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni insieme a voi per Marte Sport Live, voce ai protagonisti, Luciano De Santis in regia.
Sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui. Ma io la chiamo un'evoluzione, signor Giannicelli, ma per piacere, ma lo stadio, la curva si deve creare una fan zone dove ci deve stare i colori e dove ci deve stare il tifo. Chiamate l'organizzato, benissimo, dategli lo spicchio, ma io voglio vedere le bandiere, voglio vedere di nuovo gli striscioni, voglio vedere un'altra volta le sciarpate allo stadio. Ma ci rendiamo conto di quello che lei ha detto? C'è stata l'evoluzione, ma quale evoluzione? Allora lei si sta a casa e si vede la partita. Detto questo, bisogna rispettare il posto, bisogna rispettare tutto ciò che serve per nel momento Covid e anche dopo, ma dare lo spazio al folklore, alla caratterizzazione del tifo, vi prego, è su, signor Giannicelli, e la sta dicendo grossa. Va bene, questo è il nostro amico e adesso è il momento, attenzione a dove mettiamo i piedi, I Trappolari, il filo diretto con Gianni Di Marzio. Attenzione, Gianni Di Marzio, buon pomeriggio. Ciao Gianluca. Come va Gianni, tutto bene? Ma per il momento ringrazio benissimo. Sei tu che ogni volta sei sempre lì a parlare con questi trappolari, queste cose. Basta, ma sai com'è? Qua dobbiamo cercare di capire perché i tifosi allo stadio non ci saranno neanche domenica con il Torino, e quando arriveranno le squadre di un certo rango qui, se i tifosi del Napoli organizzati non saranno allo stadio, caro Gianni, e ci saranno 2000 tifosi, 3000 tifosi nel settore ospiti a tifare, e lo stadio sarà in balia dei tifosi della squadra avversaria. Cioè, quando arriverà la Roma qui, il Milan, quando arriverà l'Inter, capito? Si sentiranno i cori dei tifosi della Roma, del Milan e dell'Inter, e non ci sarà invece il sostegno da parte del tifo organizzato napoletano. Dal punto di vista sportivo anche a questo bisognerebbe pensare adesso, con un po' di anticipo. Sicuramente il Napoli è in testa alla classifica, può effettivamente lottare fino alla fine per vincere questo scudetto. Vedrai che il popolo napoletano, di quello organizzato, che sente il Napoli nelle vene, hanno proprio i tatuaggi del Napoli, vedrai che prima o poi riusciranno, anzi più prima che poi, a venire allo stadio a sostenere la squadra, perché è notorio, adesso sarà anche una frase fatta, il pubblico napoletano è sempre stato il 12° uomo in campo. Quando entra a San Paolo il terreno sotto i piedi ti balla, specialmente quando ci stanno non i 30.000 con il Torino, ma quando ci stanno i 60.000, i 70.000 tra virgolette. Se il Napoli continua ad andare bene, vedrai come arrivano, corrono, stai tranquillo, io sono sicuro al 100%. Allora, Napoli che desidera, sogna l'otto volante con l'ottava vittoria su 8 domenica con il Torino di Juric, ma adesso la prima trappola di Gianni Di Marzio, sai per chi è? Per Antonio da Salerno al telefono. Antonio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio e sempre forza Napoli. Un saluto a te Gianluca e un saluto a voi mister. Mister, vi porto anche i saluti, approfitto della telefonata, di un grande talento del calcio salernitano degli anni 70, Egidio Sironi, non so se ve lo ricordate. Gioca con me a centrocampo e ci divertiamo ancora, insomma, è sempre un grande piacere, quindi gli farà piacere che ve lo ricordate, insomma. Comunque volevo fare una domanda. Al mister per quanto riguarda l'ottava, come diceva Gianluca, di domenica, a parte che sarò allo stadio naturalmente per tifare gli azzurri, per quanto riguarda il portiere, preferirete far giocare Ospina, che sta dando più sicurezza alla squadra, oppure siccome Meret non è andato in nazionale, se farebbe giocare Meret. La stessa cosa sull'esterno destro tra Lozano, che mi sembra in palla, e con Politano, che comunque è rimasto qua ad allenarsi. Questa è la domanda. Grazie Antonio. Sono due domande in una. La seconda, io per Politano, perché Politano va più a rete, è anche più forte sulle gambe. Che se ti punta Politano ti fa male, specialmente sui tagli col sinistro, secondo me vede la porta quasi a 360 gradi. Detto questa, la seconda domanda, la prima qual era? È la prima del portiere. No, io sono per Ospina, perché chiaramente Meret dovrebbe giocare
con molta continuità per esprimersi al massimo, cosa che non è possibile perché Ospina è un giocatore di esperienza internazionale. Quindi in questo momento il Napoli che lotta per lo scudetto deve tenere un portiere dietro che ha grande esperienza, quindi per il momento Meret purtroppo si deve sacrificare a stare in panchina, e quando è chiamato deve dimostrare tutto il suo valore, perché sarà il futuro portiere del Napoli. Ma adesso io sono per Ospina. Ecco, anche Peppe Crispino da Crispano dice: io mi fido più di Ospina, mi dà oggi più sicurezza, e forse pure la difesa del Napoli la pensa allo stesso modo, chi lo sa. Del resto nello spogliatoio lo chiamano il padron come soprannome, Ospina, quindi è evidente che ci sia una sorta di profilo leadership da parte del portiere colombiano all'interno dello spogliatoio del Napoli. Fabio al telefono, buongiorno. Ciao, buongiorno. Vorrei rivolgere questa domanda a Gianni Di Marzio. Prego, prego. Come vedi la prossima trasferta dell'Olimpico con la Roma? Credi che il Napoli possa far sua quella partita? Grazie. Grazie Fabio. Beh, sicuramente una partita difficile, perché Mourinho ha standing, significa che c'è una leadership sui giocatori che riesce a caricare al punto giusto, che vanno a mille, questo è fuori discussione. Non è che faccia un gran calcio, però i giocatori vanno in campo caricatissimi. Molto dipende da quello che fanno a Torino con la Juve, perché sai, queste squadre, perde a Torino li trovi arrabbiati, vinci a Torino e li trovi con l'entusiasmo. Dipende, capito? Certe volte l'entusiasmo può essere un punto debole, mentre diciamo la carica agonistica, la voglia di rifarsi può essere invece un vantaggio. Secondo me molto dipende dal risultato. Comunque è sempre una partita difficile, perché è un derby e sarà una delle partite difficili per il Napoli, che incomincerà veramente a rendersi conto già con il Torino, che è una squadra spigolosa. Juric li fa giocare con molto ritmo, molta velocità, molta intensità, e poi vedi, dopo il Napoli e il Milan è la terza difesa del campionato. Sette gol ha subito. Quelli si mettono dietro, ti aggrediscono uno contro uno, lui ha lavorato con Gasperini, quindi sa che l'uno contro uno che significa, non va mai sui raddoppi di marcatura, però questi si potrebbero stare a noi dei vantaggi, specialmente su Osimhen che è devastante, e Politano da una parte, Insigne dall'altra, su questi giocatori qua, sull'uno contro uno ti fanno sempre fuori. Senti Gianni, noi dobbiamo andare in pubblicità, però io prima di andare in pubblicità prendo spunto da una lettera che ho ricevuto da Giovanni Enrichello, che è un tifoso del Napoli, che però ha scritto un libro, perché lui ha collezionato, pensa, oltre 6.000 nomi di tutti i giocatori, i giovani calciatori, delle giovanili del Napoli, dai Pulcini alla Primavera, degli ultimi 70 anni. Oh, mamma mia. Quindi ha messo su oltre 6.000 nominativi. Lui scrive: oggi col voto nel cuore sento profondamente il bisogno di esprimere un caro addio ad uno dei maestri del calcio giovanile italiano, ricordando un gentile che con la sua tenacia e professionalità ha portato alla ribalta giovani scunnizzi col sogno del pallone. Il ricordo in questa lunga lettera di Giovanni Enrichello è per Riccardo De Lella, che è scomparso 6 giorni fa, credo tu abbia conosciuto, perché ai tuoi tempi comunque allenava, è stato allenatore anche di mio fratello negli anni 80, quindi noi lo ricordiamo. No, non è che l'ho conosciuto, noi eravamo gemelli, perché abbiamo giocato insieme nella Flegrea di Nicola D'Alessi, ecco, che era una squadra fortissima, era come la famosa Lodigiani di Roma, era la seconda squadra cittadina, tanto che poi si trasformò in Inter Napoli con gli imprenditori napoletani che hanno voglia di creare veramente un anti-Napoli. Detto questo, poi abbiamo allenato insieme all'Inter Napoli, abbiamo vinto insieme il primo trofeo Dante Beretti, che l'allenatore in prima di allora era amico di Sivori, Oscar Montes si voleva usurpare, perché alla finale a Viareggio voleva andare lui, perché diceva che se andava lui vinceva. Ecco, detto questo, poi Riccardo come non come maestro ma come allenatore, un grande competente di calcio, il fatto stesso che abbia trasformato Cannavaro da mezzala a difensore centrale, e Cannavaro è diventato diciamo il migliore difensore al mondo, pallone d'oro, sì. E lo stesso Ferrari, quindi ha scoperto dei grandi talenti, ma poi le sue squadre le faceva giocare bene, poi come carattere noi ci completavamo, capito? Se per esempio nell'intervallo vincevamo, andavo io dentro e facevo un po' il matto, se invece perdavamo, lui che era più tranquillo di me, allora andava lì, entrava prima lui e riusciva a mettere a posto le cose, state tranquilli, non vi preoccupate, sai, queste cose che si dicono ai giocatori. Quindi, e poi dopo lui, quando cantava le canzoni napoletane con una bella chitarra, che è sempre stato diciamo la sua
come si devo dire, la sua passione, la sua passione, insomma, il suo hobby. Il suo hobby. E devo citare un altro che mi è stato sempre vicino in tutto questo, che si chiama Bruno Di Lauro, un altro maestro di calcio che è stato sempre vicino a Riccardo, anche fino agli ultimi momenti. Quindi io va bene, abbiamo ricordato Riccardo De Lella anche con Gianni Di Marzio, una grande perdita per lo sport e il calcio napoletano, ma non solo. Scusami se mi dimenticavo una cosa, è stato l'unico che a vincere due titoli di settore giovanile con il Napoli, hai capito? Voglio dire, questa è la dimostrazione che i napoletani giusti, con il cervello, con la competenza, che si sanno comportare, sono sempre i migliori, onestamente, questo bisogna dirlo. E allora andiamo in pubblicità con questa chiosa di Gianni Di Marzio e torniamo tra pochissimo. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti, è il momento ancora una volta di stare attenti a dove mettiamo i trappolari, il filo diretto con Gianni Di Marzio. Attenzione, attenzione, c'è di nuovo Gianni Di Marzio, buongiorno Gianni. Ciao Gianluca, grazie, buongiorno a te. Giulio da Ashford, che scrive dal Regno Unito, scrive: complimenti, nella civilissima Germania gli ultras tifano senza problemi. Se da noi il tifo organizzato è diventato un fastidio, consentimi, è la morte del calcio. Anche la stracitata come esempio virtuoso Premier League, ci scrive Giulio da Ashford, che vive quindi nel Regno Unito e conosce molto bene la Premier League, ci dice Giulio, inizierà da gennaio la sperimentazione delle standing zones per il tifo organizzato, perché sono preoccupati che il prodotto calcio non mantenga il fascino con il tifo allineato e seduto, ci scrive questo amico. Sentiamone un altro, eccolo qua, via. Con il calcio che vuole Iannicelli e i suoi simili si va verso proprio la fine del calcio, la rovina del calcio. Qua ci siamo appassionati per i colori, per il tifo, per i cori, per il calore allo stadio, dove sta seduti, ma chi l'avrebbe mai guardato il calcio? Ma chi? Gli anni c'è? Vatta a cuccare. Insomma, vabbè, scenderà più tardi a farsi una dormitina buon Peppe Iannicelli, poi magari domani potrete interagire con lui dalle 12 alle 14. Caro Gianni, insomma, il calcio senza i colori del tifo, il folklore perde appeal, tant'è che in Premier League, hai sentito, stanno per proporre queste standing zone per sperimentarle, proprio perché si sono accorti che a livello mondiale il calcio sta perdendo un po' di appeal. Ma sta perdendo un po' di appeal, anche perché onestamente si sentono cifre da capogiro, sia nel comprare un giocatore che nel mettere una penale, che onestamente come ingaggi, che noi poi sentiamo queste cifre, diciamo anche abbastanza, secondo me, fuori dal normale. Ma noi dobbiamo considerare sempre il doppio: se uno guadagna 4 milioni, 5 milioni netti all'anno, alle società gli costa 10 milioni, per cui le società vanno in bancarotta. Questo però onestamente non succede in Inghilterra, perché in Inghilterra hanno gli stati di proprietà, quindi riescono a gestirsi bene. Ma io non sono poi tanto d'accordo con questo amico che parlava dall'Inghilterra. Da, io con Giulio. Giulio. Lavoro da 15 anni con il Queen Park Rangers e devo dire, hanno proprio una fede verso la propria squadra, proprio sono malati della propria maglia. Però magari si sono scocciati di vedere tutti allineati e seduti in tutti i settori dello stadio, vogliono sperimentare qualche altra cosa. Sentiamo quest'altro messaggio, eccolo qui. Ciao Gianluca, ciao grande mister Di Marzio, un'analisi tattica velocissima. Juric farà un uomo contro uomo a tutto campo. Per me Insigne si libera, scende, arretra un poco, la mezzala passa la palla a Insigne, Insigne lancia di prima in profondità a Osimhen e il marcatore di Osimhen è fritto. Cosa ne pensa il mister Di Marzio? Ecco, questa analisi tattica, più che altro il nostro amico ha già immaginato un gol del Napoli. Insigne, uomo contro uomo a tutto campo di Juric, Insigne arretra, prende palla dalla mezzala, lancia in verticale Osimhen e Osimhen va a segnare. E questo il metodo migliore per affrontare il Torino e per cercare di scardinare la difesa di Juric, Gianni? Ma dipende se il Torino non fa la partita, se il Torino si mette dietro, ma io non credo. Il Torino ti viene ad aggredire subito, poi giocano in linea difensiva loro a tre, per cui se tu hai tre attaccanti è la morte della linea difensiva a tre, è proprio la trappola dei topi, capito? È proprio il veleno
per i topi, perché Politano e Insigne dovrebbero essere loro che spingono di più sulle fasce, perché altrimenti si devono allargare sia Rodriguez sulla sinistra che Didi sulla destra. Quindi lasciano dei voti, nonostante al centrocampo ne hanno quattro, sulle fasce ci hanno Singh da una parte e Aina dall'altra. Secondo me il Torino si può difendere bene, il fatto stesso che abbia preso pochi gol, però ne fa anche pochi, e secondo me non c'è problema per il Napoli. Certo, è una partita molto spigolosa, il vantaggio del Napoli che non gioca Belotti, questo sicuramente è un grande vantaggio, però io penso che sull'entusiasmo e sulla tecnica Osimhen sarà, come dicevo prima, devastante, ma anche Politano e Insigne. Considerando anche Chissà che ha messo a posto il centrocampo, speriamo che De Rischi gioca largo sulla sinistra, in modo che può sostenere ancora di più a Insigne, considerando che Fabiano Luiz fa lui il centrale davanti alla difesa. Ecco, perché poi quando ci si affronta una squadra che gioca con la difesa a tre, in questo caso, poiché Politano e Insigne appunto costringeranno i due difensori ad allargarsi, no? E questi lasceranno molti spazi centrali, e lì Zielinski deve inserirsi. Zielinski deve giocare una buona partita, perché è lì che si può decidere, no Gianni? Secondo me hai perfettamente ragione. Oltre lui speriamo che si possa inserire anche Fabio Luiz, con un gol ne fa più lui che non Anguissà, quindi Anguissà può rimanere in zona e Fabio Luiz può andare in alternativa a Zielinski, oppure può anche cercare di dare un supporto allo stesso Zielinski, per cui tu puoi attaccare con Osimhen, gli dà la palla lunga, va bene, ma se ci sta lo spazio, se questi si arroccano là dietro, Osimhen si deve muovere, deve cercare di palleggiare, e comunque abbiamo visto che è migliorato moltissimo, qui si vede la mano dell'allenatore Spalletti, gli ha fatto fare anche dei lavori particolari, mi risulta, per cui il giocatore è migliorato moltissimo. Senti Gianni, siamo in chiusura, ti chiedo, Mertens sotto o sopra ho titolato, cioè lo vedi più come attaccante alternativa a Osimhen o come sottopunta? Sottopunta devi cambiare, devi giocare con il 4-2-3-1, capito? Adesso invece stanno giocando con il 4-3-3. Io lo vedo onestamente in alternativa a Osimhen. Certo, poi durante l'arco di una partita che non si mette bene, non hai fatto gol, o hanno fatto gol loro, o stai in parità, lo butti dentro, e allora vabbè, sicuramente puoi giocare anche alle spalle di Osimhen. Però devo dire che in questo momento Osimhen si fa preferire a tutti, quindi Mertens si deve sacrificare, è guarito, sarà bene anche in condizioni atletiche al 100%, perché allora, specialmente adesso che andranno in Europa League a gennaio, allora è il momento di mettersi anche degli altri. Sentiamo questo messaggio e poi ci salutiamo. Gianni, ciao Gifuni, buongiorno. Buongiorno e un saluto al mister Di Marzio, il top. Io vorrei fare una domanda al presidente De Laurentiis, che non c'è oggi con noi, ovviamente. Vorrei chiedere, signor presidente, sì, ma lei lo scudetto lo vuole vincere o non lo vuole vincere? Facetecelo sapere. Perché se, come si dice, che c'è un accordo tra la società e la questura a riguardo il tifo organizzato, perché se dopo due verbali arriva il DASP, scusate, ma chi è che viene allo stadio? Ma stiamo scherzando veramente? Io non ho capito. Allora facilecelo sapere, o vi deve vincere su scudetto o no? Forza Napoli sempre, Antonio. Ciao Antonio, e noi con questo messaggio e con questo interrogativo chiudiamo la trasmissione di oggi. Caro Gianni, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio e a presto. Ciao, grazie a te, ma noi lo scudetto lo vogliamo vincere. Ecco, e allora dillo anche a De Laurentiis, così gli riportiamo, così rispondiamo noi ad Antonio. Chiedilo a De Laurentiis, va bene? Va bene. Ciao Gianni, buon pomeriggio, buon fine settimana, ci ritroviamo la prossima settimana. È arrivato Vincenzo Russo in regia, che salutiamo insieme a Luciano De Santis. Noi siamo in chiusura, oggi è venerdì, quindi la musica di ieri contro la musica di oggi. Io sono sempre per la musica di ieri, ma vedremo questo pomeriggio chi la spunterà. Grazie a Luciano De Santis, a Vincenzo Russo e a Tony Molà in regia. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Da Gianluca Gifuni è tutto, come di consueto, con simpatia. Buon pomeriggio. Marte Spotlight. Napoli. Radio Marte, gli Stati Uniti della Campania.